maestro si era dimenticato la cintura a casa. Nalesso si offrì per dargli la sua di serra, ma lui la rifiutò, perché aveva il suo nome scritto. Ne cercò una tra gli allievi che non avesse scritte o nome. Ma lui era anche così. Ricordo che ad uno stage con il maestro Kobayashi e il maestro Maeda, entrambi avevano una cintura ormai trasparente da quanto super usata. Di entrambe non si riconosceva più il colore nero e mancava poco che sul nodo non si spezzassero. Lo stage seguente, forse dopo 2 anni, ho rivisto questi 2 grandi maestri con una cintura nera più nuova e diversa completamente da quella che rammentavo. Mi ricordo, tanta era la mia fissazione su tutte queste immagini e simboli, che domandai loro della vecchia cintura. Con sorpresa mi fu risposto che in Giappone, dove era stata costruita la nuova, avevano fatto incorporare dentro la vecchia. Ne rimasi assolutamente affascinato. Non avevo più parole. La mia prima amata cintura giapponese l'avevo regalata ad Asala Nassiri. Asala è un bravo uomo. Mi ha conosciuto bambino, quando non facevo ancora karate. Mi ha sempre seguito. Non mi ha mai tradito. Crede nelle qualità del karate che ho fatto e che insegno. Asala ha regalato quella cintura con il mio nome a Marco Campagnari. Marco ne è degno, perché non c'è nessuno così buono e disponibile come Marco. Con tutti i suoi difetti, come tutti noi d'altronde abbiamo, Marco è un puro e ripete al 100% ciò che io insegno. Lui crede totalmente nella qualità del karate wado che tento di trasmettere. Lui sa che quello che propongo nel bene e nel male è frutto di tanto allenamento. Tanta fatica come sempre deve fare un karateka che meriti il nome di artista marziale. Con la cintura che porta Marco mi sono sentito all'epoca un privilegiato. Era una cintura rara, ricoperta della più fine seta del sollevante. Ho portato quella cintura tutti i giorni dal 1976 in avanti. Non ricordo in quale anno ho messo definitivamente l'arma. Portavo quella cintura in allenamento anche per 8 ore al giorno. La portavo a scuola, durante la ginnastica, quando correvo per allenarmi sull'argine. Era diventata la mia seconda pelle. La seta nera era presto sparita, ma non mi dispiaceva. Io sapevo che era sempre la mia amata cintura nera. Era sempre più assomigliante a quelle cinture dei maestri giapponesi prima citati. La mia prima cintura nera giapponese era la cintura dei miliani di forza bruta, di carattere irrefrenabile, di ferrea volontà, di cocciuta incapacità alle mediazioni del mondo, alle necessarie piccole mediazioni del mondo. Era la cintura dei miei esasperati allenamenti e sacrifici. Era la cintura della mia giovinezza, quando non sapevo purtroppo che questa giovinezza non sarebbe durata in eterno. Quando il maestro Toyama abbandonò tutti noi e tornò in Giappone, donò la sua cintura ad un bambino del suo dojo di Roma. Lo seppi da Nalesso. Non poteva darla a me quella cintura. L'avevo troppo amata. Spesso chi ti ama non è ascoltato. Questa è la vita. Ma non è un'ingiustizia, è solo un particolare, anche se fa un po' male. Alla fine, però, fortifica se sai approfittare di questi sentimenti. Tutto torna a tuo vantaggio. La sua cintura...